Oddio! Non è un trucco di carnevale, non è un trucco di carnevale. Sto mettendo via i vestiti di carnevale perché, vabbè, questo qua, l'ex della mia figliola, l'ex fidanzato della mia figliola, si era vestito da cowboy, no? E allora mi ha riportato, io ho varie cose in casa, e mi ha riportato la pistola, il coso, quello e l'altro, il cappello. Ho detto, Dio, vai, Dio. Io me lo metto e fai il coso alle ragazze. Stai, stai, ti, bang, bang. Come faceva l'altro? Io me lo metto e fa l'intro di video. Eccoci qua, ragazze. Allora, ricominciamo. Buongiorno, ragazze. Eccoci qua, eccoci qua. Benvenute nel micesso. Quant'è che uno dicevo, Benvenuti nel eh? micesso. Oddio, questi capelli sono la rococca. Me li sono lavati, mi sono fatta un po'. Di ricciolini si sono tutti sfatti nuovamente perché a me non mi ci stanno i riccioli, proprio sono andata a farsi benedire. Allora, era tanto un facevo un mi preparo con voi, ragazze, era tanto tanto un facevo un videosi. Allora ho detto, dico, vabbè, dico tanto, dico, lo faccio perché tanto devo uscire, dico, quasi quasi accendo la webcam e faccio un mi preparo con le mie toffe. Madonna, quant'è che ne facevo. Niente ragazzi, ho fatto un trucchettino semplice proprio all'acqua di rosa, proprio sul rosa, ecco così, toni molto leggeri, proprio tutti i giorni, magari con un altro tipo di rossetto, perché questo è un pochino più vistoso, però ecco, si può mettere benissimo un rossettino nude e il trucco è leggero e si può usufruire, ecco, di questo make-up per andare anche a fare la spesa, ecco, una cosina leggera leggera. Allora ragazze, sto usando, come vi ho fatto vedere, poi dopo lo vedrete nella dimostrazione del make-up. Sto usando questo crema contorno occhi, è un siero della Clinique. Mi sto trovando davvero bene perché sopra c'ha questa pallina in acciaio. Oltre a mandare fuori il prodotto, la cremina, questo siero, e levigare la pelle del contorno occhi, fa anche una specie di massaggio, perché prima di tutto la pallina, la sfera le ghiaccia, insomma, le è fredda, e quindi senti proprio l'occhio che ti si rilassa, proprio lo senti bene. E poi è diversi giorni che lo sto usando, mi sto trovando veramente bene. Quindi io ho la versione prova, vorrei comprarlo, ecco, la versione intera. Non so, penso si trovi in farmacia la Clinique. Non ho mai preso un prodotto di Clinique, quindi non ne ho idea, ecco, dove si compra. Magari me lo dite voi, ecco, nei commentini così. Allora ragazze, niente, io vi lascio al tutorial, spero di avervi tenuto quei 10 minuti di compagnia mentre ci si trucca insieme, e noi ci sentiamo prossimamente. Scusatemi, sono abbandonato un pochino il make-up, però girare un video di make-up è molto più lungo rispetto ai video della gente, rispetto alle chiacchierate così che si fanno durante le decorazioni delle agende. Quindi mi torna un pochino meglio fare quei video lì piuttosto che venire su, preparare tutti i trucchi, portare qui, portare là, elaborare tutto il video. E quindi scusatemi, ecco, per le ragazze che ho abbandonato sul make-up. Mi avevano richiesto di fare dei tutorial di trucco da discoteca, quindi prossimamente mi vedrete con un trucco un pochino più pesantuccio, proprio adatto alla discoteca. Va bene, ragazze, io per adesso vi saluto e noi ci sentiamo al prossimo video. Un bacione grande, grande. Ciao belle, ciao. Allora, iniziamo subito a occuparci del viso. Ho passato questo contorno d'occhi, questo qui, questo contorno occhi. Scusate un attimo. Pronto? Allora, eccoci qua. Sto
usando in questo periodo questo contorno occhi che mi ha mandato in omaggio Giulia, che è della Clinique, e mi sto trovando molto bene, specialmente per le persone come me che hanno superato i 40 anni, diciamo così. C'è questa pallina in acciaio che di conseguenza è ghiaccia, è fredda la mattina quando si mette, e mettendolo qua dove ci sono queste piccole rughette di espressione, diciamo che migliora molto queste piccole rughine che si formano sia con l'età che con l'espressione, insomma, che uno ha, specialmente le persone come me che ridono tanto. E io lo passo tutte le mattine e tutte le sere così a bordo occhio, e poi faccio, vabbè, oltre al massaggino con la sfera che c'è sopra, con la pallina d'acciaio che c'è sopra, poi mi faccio anche un piccolo massaggino così e lascio assorbire. Poi ho messo la cremina, quella base, e adesso voglio passare al fondotinta. Allora userò questa BB della Debby, questa qua, la mia è la variante Light 01, vedete? Allora vado a passarla con un pennellino. Quando dovete usare un fondotinta liquido, cioè, è meglio passarlo con un pennellino a setole così, piuttosto che quelli con le setole a pallina, insomma, per farvi capire. Ecco, c'ho un po' d'occhiaie. Passo un po' di correttore. Vado a prendere Skin Evolution di Kiko, questo qua. E lo passo su tutte, sulla parte qui delle occhiaie che voglio coprire. Allora vado a mettere questa cipria di Kiko. Questa è una cipria cotta minerale, è il numero 04, questo qua, eccolo qua, è questa cipria qua. Arrivo, vado a tamponare il tutto con questa cipria di Neve Cosmetics, questa qua che si chiama Hannes. È una cipria trasparente, però dà molta luce alla pelle, ecco. Usare questo questa è una terra compatta abbronzante di Bottega Verde. Questo, però il colore non lo so come quali è. Vi faccio vedere. Ecco, se riuscite a capirlo meglio di me. Ok. Allora, come blush vado a usare questo di Kiko, questo qua, che è un bel rosa. Ora, qua sulla cialde è molto più aranciato, nella webcam mi viene sul rosato. Comunque questo è il numero 100, 108, eccolo qua. È un rosa pesca, molto aranciato, non capisco perché mi viene fucsia, ma comunque. Facciamo le gote stile Heidi, ragazze. Ok, e questo è per quanto riguarda il trucco del viso. Adesso iniziamo a occuparci degli occhi. Allora, mi prendo un po' di primer. Vediamo un po'. Uso questo qua di Essence, questo qui, che è molto buono. Allora, vado a fare la base con questo casual di Debbie che mi ha mandato Giulia. Mi sto trovando davvero bene. Questo qua è la variante bianca, zero pure white si chiama, pure white, è la variante numero 03, è un casual bianco, insomma. Allora, e lo passo su tutta la palpebra. Questo servirà a rendere l'ombretto molto più lucente. Lo vado a sfumare anche un pochino con le mani. Con le dita. Allora lo passo anche sotto l'arcata sopraccigliare. Molto buono, Giulia, davvero, avevi ragione. Allora,
Dunque, vado a fare. Allora, vado a prendere nella piega dell'occhio questo rosa qua. E adesso prendo questo rosa dalla palette della Neve Cosmetics. Questo qua, questo bel rosa qua. Vado a prendere anche una puntina di rosso. Questo qua è il Ember si chiama. Proprio una puntina così. Tin tin tin. Allora, vado a prendere questo ombretto di Kiko, che è il numero 169, questo bianco latte proprio, e lo passo sotto tutta l'arcata sopraccigliare e vado a sfumarlo con il rosa. Così. Allora, vado a prendere da questa palette, che cioè un ombretto a 4, diciamo così, il numero 04, Sia Green si chiama. Vedete? Questo è di Kiko, della Cosmic Sphere, è un trio di ombretti, questo qua, vado a prendere il colore più chiaro e lo passo su tutta la palpebra mobile, è molto luminoso questo ombretto. Allora, vado a prendere questa matita Glamour's Ace Pencil, la numero 408. Questa qua, che è un bel color ottaneo, così, e la passo sulla rima inferiore dell'occhio, sulla rima inferiore esterna, proprio all'attaccatura delle ciglia inferiori, così. Con questo ombretto, questo qua, vado a ritoccare il sopra della matita. Allora, vado a prendere questa matita nera, questa è di Deborah, mi sto trovando molto bene con questa matita perché è parecchio, parecchio scura, parecchio intensa, fa lo sguardo parecchio cupo, profondo. Allora, la passo qua. Allora, vado a mettere questo Extra Super Lash di Rimmel. Questo me l'ha mandato Giulia. Allora, sulle labbra, vediamo un po', sulle labbra vado a mettere questa matita Ultra Glossy di Kiko, è la numero 600, 615, questa qua. Qua ragazzi, allora il trucco è finito, io spero che vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!